Fratelli miei nel sacerdozio, diaconi, religiosi, religiose, figli e figlie della nostra Chiesa, il Signore ci dia pace in questo anno di grazia e di misericordia. Oggi si è compiuto quanto avete ascoltato. Questo è il giorno in cui la Chiesa si rinnovella con la forza dello Spirito Santo e il profumo soprannaturale del crisma. Siamo riuniti nella Chiesa Cattedrale, alla presenza di Dio e del suo popolo, per contemplare la misericordia del Signore che si manifesta innanzitutto nel segno che è la Chiesa, dono di Dio per la salvezza del mondo. Siamo a ringraziare il Padre di ogni bene per la chiamata fondamentale ad essere cristiani, che è diventare partecipi della stessa missione di Gesù di far giungere il Vangelo ad ogni creatura. Di fronte al dono che ci ha fatti diventare familiari di Dio, suoi amici, come Gesù stesso dice, vogliamo contemplare nel silenzio interiore la bellezza della nostra condizione di cristiani. Questa esperienza è di grande conforto per il popolo di Dio attraverso i secoli. Non c'è prova dura, persecuzione, tribolazione che riesca a oscurare la grazia di Dio. Il beato Paolo VI avviò il suo ministero petrino ricordando che la Chiesa è di Cristo, ecclesiam suam, e il risorto la conduce nel tempo, nel suo pellegrinaggio, come dice Agostino, tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio. Coraggio dunque, il Signore non ci ha abbandonato. La tradizione assegna a questa liturgia il compito di aiutarci a fare una sorta di bilancio interiore, perché scopriamo quante volte il Signore ci ha benedetto quest'anno e ora ci dà la grazia di ripartire ancora una volta affascinati dal profumo soprannaturale del crisma, per un altro tempo che ci è donato, come dice l'Apocalisse. Affidiamoci a Gesù, miei cari fratelli, amate sorelle, affidiamoci a Gesù e mai saremo delusi. La nostra Chiesa diocesana attraversa ancora il mare rosso dell'Esodo, avendo davanti agli occhi la speranza, gli occhi fissi sulla Gerusalemme del cielo. Tocca però a noi fare l'obbedienza di venire fuori dalla Torre di Babele, le terribili cronache di questi giorni, sicuri che attraverso la purificazione operata dalle prove lungo la via, arriveremo alla patria, ci avvicineremo al crocifisso che è il Signore vittorioso. Ricordate, regnavit aligno Deus. La vita cristiana è percorrere il deserto dell'essenzialità e fare a meno del superfluo che con il suo peso ci affatica, non solo quello materiale, ma anche
il peso delle anticaglie che ci portiamo dietro, occorre ritrovare nell'Eucarestia che ora stiamo celebrando la forza per andare dove Dio ci chiama. Dobbiamo liberarci dall'impianto clericale che tradizioni remote ci hanno tramandato per fare spazio al nuovo che 50 anni fa il Concilio Vaticano II ci ha illustrato, il Magistero dei Papi, da ultimo l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, ci hanno disegnato e prefigurato come norma della Chiesa. La Chiesa siamo noi, ma non la facciamo noi. Accanto al ruolo imprescindibile del presbitero, occorre lasciare spazio in ogni comunità ai ministeri laicali, a cominciare da quello bellissimo del patto coniugale, che è in sé immagine sacramentale dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. In ogni unità pastorale tocca ai laici assicurare animatori per la formazione cristiana dei giovani, ministri della carità che si aggregano nelle caritas parrocchiali, cristiani solleciti dei malati e degli infermi, animatori culturali, formatori di comunità e responsabili delle pur piccole aggregazioni come delle chiese dove si riuniscono. Abbiamo bisogno di adulti che si rendano disponibili per la catechesi alle giovani coppie, all'accoglienza dei bambini e al loro battesimo, fino all'iniziazione cristiana completa. Fedeli all'insegnamento dei papi, dobbiamo trovare laici disposti a impegnarsi nella cosa pubblica secondo la dottrina sociale della Chiesa e a vivere come servizio questo delicato ministero, dicono i papi. Ci conforta essere dentro quel piccolo rivolo che esce ad oriente dal Tempio Santo di Dio, si ingrossa ad ogni generazione e dove arriva risana, facendo germogliare alberi preziosi di civiltà e frutti dolcissimi d'amore e di pace. Siamo il popolo di Dio, dove nessuno è spettatore, nessuno è superfluo. Siamo chiamati a rispondere ciascuno del dialogo esistenziale con Cristo, a quella chiamata che responsabilizza e salva noi e quanti incontreremo. Siamo cristiani. Di fronte al cambiamento di civiltà e di culture diverse che si intrecciano vicendevolmente anche in terra d'Arezzo, a noi tocca offrire agli altri risposte di senso. Pare che il mondo abbia perduto il senso. Risposte diverse. Noi abbiamo una meta. La gente vagola da un obiettivo all'altro, carica spesso di insoddisfazione. Noi sappiamo che Dio ci aspetta. Mi piace ricordare che il metodo cristiano per rimediare al male è la via dell'illuminazione, cioè la risorsa fondamentale di formare le coscienze. Non c'è uomo o donna che almeno in qualche recondita piega della sua esistenza non abbia semi di positività da far crescere e la speranza, magari inconfessata, in un futuro migliore. L'Evangelo della Passione che stiamo meditando in questi giorni ci ricorda che il primo a entrare in paradiso fu il buon ladrone. A Dio non interessa tanto da dove vieni,
ma dove intendi andare, e a tutti assicura perdono e misericordia. Il padre della parabola del figliol prodigo seguita ad offrire anche a noi come possibili il vestito bello della dignità personale, l'anello prezioso della libertà e soprattutto i sandali per riprendere il cammino. In ascolto della parola di Dio ci è chiesto di essere tutti coinvolti nel processo vicendevolmente di educazione al Vangelo, a partire dai genitori, certo, dagli insegnanti, dai pastori della Chiesa, dagli animatori di comunità, qualunque sia il contesto nel quale operare. È questa scelta che stamani torniamo a promettere a Dio e al suo popolo, che ci fa responsabili della edificazione del regno. Sotto le possenti volte di questa antica cattedrale siamo chiamati a riavviare il dibattito dei padri sul modo più efficace per rispondere alla chiamata battesimale. Mi piace ricordare che tra tanti carismi questa unica chiesa in Italia ha nel suo seno il carisma di San Romualdo in Camaldoli e il carisma di San Francesco in Laverna, luoghi insigni per chi vuole andare alla ricerca di Dio. Ogni essere umano sa per esperienza che ciascuno avanza su un'infinita tempesta, tempesta di sensazioni, di sentimenti. Siamo chiamati a contemplare il bello di Dio, ma anche la tentazione dell'inaffidabilità di noi stessi. Il battesimo ci ha offerto il carattere di cristiani, ma vorremmo dire ai ragazzi che sono nella nostra assemblea, ai crismandi che sono venuti a reclamare il loro crisma, vorremmo dire che la vita cristiana è una opera di ogni giorno, in cui ogni mattina devi tornare a scegliere e a chiedere la grazia di Dio per ritrovare quell'appartenenza alla compagnia degli apostoli, pur con la fragilità che un giorno ti fa essere Pietro e quello successivo Giuda, come ricordava Don Mazzolari in una celebre omelia. Questa è la sfida che ci è stata lanciata, fino a quando non arriveremo al porto della salvezza confidando di assimilare ogni giorno di più a Gesù Signore, modello per ogni uomo e ogni donna raggiunto dal Vangelo. Tutti, fratelli e sorelle, tutti quanti siamo chiamati a santità, ciascuno però secondo il proprio modo d'essere e la vocazione che ha ricevuto dal Signore. San François Sales, nel primo capitolo della Filotea, mette in guardia dalla tentazione di dimenticare la condizione propria del laicato, che è diversa da quanti pratichiamo una vita di speciale consacrazione. Il nostro tempo ci chiede di elaborare modelli di vita secondo lo Spirito che siano articolati e complementari, anche se gli strumenti sono gli stessi per tutti: la parola di Dio, la preghiera e l'impegno a bene agire. La comune chiamata alla santità
si articola nelle forme che la provvidenza ci offre, sostenendoci quotidianamente nel nostro essere, tutti e tutti insieme, la Chiesa del Signore. In questa messa crismale si fa particolare menzione del ministero ordinato per chiedere gli uni per gli altri la freschezza e l'entusiasmo della nostra condizione, della nostra identità di ministri del Signore. Non c'è niente di più bello al mondo che dedicare la vita intera, promundi vita, come dice Giovanni, a imitazione di Gesù, unico sommo sacerdote della nuova alleanza. Uno dei nostri fratelli, al quale la malattia impedisce stamani di essere in presbiterio con noi, ha scritto in questi giorni ai suoi parrocchiani: nella messa ho cercato di diventare con Gesù un'offerta, un dono per tutti voi che mi siete stati affidati. Non mi appartengo più, sono di tutti. La formazione permanente del clero e la santificazione del presbiterio sono compiti irrinunziabili del ministero episcopale, ma non da solo, con tutti voi, insieme. Insieme abbiamo bisogno di ritrovare primavera. Papa Francesco ha ripetuto che un vescovo non dovrebbe mai stancarsi di ascoltare i suoi preti, di assicurare loro vicinanza e comprensione, cito, in maniera tale che possano sempre sentirsi a casa nel suo cuore di padre. Ogni gesto d'attenzione, sono convinto, fa più breccia di molti discorsi. Il vescovo, quanto più sarà consapevole che alla paternità si accompagna sempre la fraternità, sarà pronto a riconoscere chi lo assedia come a chi gli gira alla larga per andarlo a cercare. È compito del vescovo, dice il Papa, accompagnare il passaggio da un'immagine di prete, sono le intuizioni geniali di Papa Francesco, un'immagine di prete declinata al singolare, ad un esercizio del ministero segnato da una forma plurale. La fraternità sacerdotale è infatti il primo e più incisivo segno di credibilità dell'annunzio del Vangelo. Tutti, cari sacerdoti, siamo chiamati alla comune missione. Non serve a nulla evocare le provenienze culturali diverse, le formazioni particolari che ci accompagnarono al sacramento dell'ordine. Basta a dire i nostri, quell'altri. O siamo di Cristo o non siamo proprio nulla. Questa per tutti, a partire da me, è la porzione di popolo di Dio a cui prestare il nostro servizio. Dobbiamo impegnarci a cancellare le considerazioni speciose sulle differenze che diventano forme di discriminazione vicendevole e dunque sono peccato, infiacchiscono il servizio che stamani torniamo a promettere a Dio. Se un radicato senso di appartenenza al presbiterio è l'ambiente vitale in cui ravvivare il dono di Dio ricevuto mediante l'imposizione delle mani, la manifestazione della comunione dei presbiteri con il loro vescovo, che ha in questa messa crismale il suo luogo teologico, ha bisogno di riti esplicativi che sono una vita fraterna concreta, capace di recuperare i gesti feriali. L'abbraccio di pace del giorno dell'ordinazione
I novelli presbiteri ricevono dal vescovo e scambiano con i fratelli. Non è un gesto rituale, ma il segno visibile, dice Francesco, un nuovo stato di famiglia. Un presbitero cresce in sapienza, età e grazia nella misura in cui si lascia scortare dai confratelli e sostenere dal popolo di Dio che gli è affidato. Dice ancora il Papa, la solitudine più insidiosa per un prete non sta tanto nel fatto che chiusa la porta della canonica non ha nessuno con lui, quanto piuttosto nella mancanza di comunicazione con i confratelli, che induce il Papa, che induce a moltiplicare le connessioni e a lasciarsi fagocitare da internet. Il dovere di ricentrarsi sulla vita fraterna non risponde soltanto a una necessità aggregativa o gestionale, imposta ovviamente dalle unità o comunità pastorali, ma da una logica sinodale e missionaria che ha bisogno di tradursi in esercizi di comunione, come la cura vicendevole, la comunicazione edificante, la correzione fraterna, di condivisione, la mensa, la preghiera, la casa, di corresponsabilità pastorale, luogo di fraternità concreta e di santificazione. Questo mutamento stenta ad attecchire e tuttavia vanno affermandosi esperienze di vita fraterna contraddistinte non da uno stile monastico, pur rispettabilissimo per chi ne ha la vocazione, ma per così dire canonicale, formate da piccoli gruppi di presbiteri scelti in base a una compatibilità di tipo relazionale, favorite dalle unità o comunità pastorali che contribuiscono, dice il Papa, a scrivere non tanto un'altra pagina di geografia ecclesiastica, ma un capitolo nuovo della storia di spiritualità del presbiterio diocesano. È necessaria una profonda revisione che non può fare a meno di considerare l'attitudine a un ministero che nel Vangelo è chiamato a due a due. La messa del Crisma è il luogo proprio per rinnovare l'impegno, a rinnovare la nostra disponibilità a Dio, a ritrovare il servizio vicendevole, la ministerialità di questa Chiesa diocesana. E siamo certi che alla preghiera concorde di 160 presbiteri Gesù non resterà indifferente. Ci assista la Santa Madre di Dio, che invochiamo con il nostro bellissimo titolo di Madonna del Conforto, sicuri che sarà in mezzo a noi, come lo fu a Pentecoste, al centro della Chiesa nascente. Buona Pasqua a tutti.